Buongiorno amici di Piero da Saronno, eccoci di nuovo qui. Ciao Giovanni. Buona giornata a tutti. Oggi, l'argomento di oggi qual è? Venerdì sera sono andato a una conferenza alla polveriera di Solaro sul Parco delle Groanne, sui progetti che vogliono fare. Chi c'era presente? Chi era il relatore? E parecchi, c'era Frezzini, che è l'ingegnere che ha progettato un po' tutte le piste ciclabili all'interno del Parco delle Groanne. C'era Bricchetti, che è un etnografo, a quanto pare, c'era la presidentessa dell'ente parco e è venuto un assessore della provincia di Milano alla mobilità. Ho capito. Come mai non c'era nessuno degli amministratori di Saronno? Non lo so, perché parlavano hanno parlato poco di Saronno, tranne della pista ciclabile che stanno costruendo, in cui ci sono sembra dei problemi. Sul fatto che di pochi finanziamenti e di tanti problemi burocratici. Non hanno detto più di tanto, ma hanno detto questo. Allora, sentiamo un po' loro che cosa hanno detto in generale. Allora, c'era Frezzini, che è l'ingegnere dell'ente Parco delle Groane, e ci ha spiegato tutta la storia del Parco delle Groane. Quando, in quali periodi sono state costruite queste e quest'altra pista, hanno fatto vedere una carrellata di slide, hanno fatto vedere come negli ultimi anni è possibile connettere il Parco delle Groane con il Parco Nord e con altri parchi, ha spiegato come e perché godere al meglio il Parco delle Groane. E poi è venuto un po' un dibattito con quell'etnografo di nome Bricchetti, che ha detto il Parco delle Groane si discuteva, non è proprio come il Parco dell'Engadina. E invece no, perché anche il Parco delle Groane, che apparentemente uno dice boscoso e piatto, contiene tanti spunti, sia storici sia naturalistici, e tanti non conoscevano che c'erano delle specie protette in certe aree del parco. Poi ha parlato velocemente la presidentessa del parco, ma non è che ha detto tanto, ha presentato le attività, ha detto che vengono tanti studenti dalle scuole di Milano, da altre parti. Invece l'assessore ha fatto proprio ammenta del fa anzi ha detto che il Parco delle Groane è uno dei parchi vicino alla periferia di Milano, anzi praticamente in periferia di Milano, che è rimasto ancora intatto. È rimasto ancora intatto, e però ci sono, non va ulteriormente costruito, e però ci sono dei problemi burocratici anche nella costruzione di queste piste ciclabili, proprio che riguardano soprattutto la parte verso Saronno. Poi in realtà hanno parlato della connessione tra Bollate e Parco Nord. In realtà c'è una pista che arriva quasi fino al Parco Nord. Io ho guardato la cartina, è tanto che non passo da quelle parti, però so benissimo, conoscendo quelle zone lì, che non è proprio così. Cioè, manca un pezzetto ancora, però speriamo che si faccia. Scusa la mia ignoranza, ma il Parco delle Groane, che io conosco pochissimo, forse ci sono stato molti anni fa e poi non sono più tornato, ma è collegato col Parco Lura, no? No, 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 E non ci non sono hanno ancora. intenzione? Si dice, sono tutte intenzioni. In realtà c'era un progetto, il Parco delle Groane dovevano riqualificarlo, e c'era stato un progetto del 2000, se non erro, che ha permesso di, il progetto regionale, che ha permesso di costruire parti delle piste ciclabili. E doveva essere una cosa di collegamento tra il porto di Genova e la Svizzera. Una cosa fatta di quel tipo. Sei sicuro? Hanno detto proprio così. Sì. Genova e la Svizzera con piste ciclabili? Sì. Era in un progetto di questo tipo. Poi sono tutti progetti molto fantasiosi. Insomma, si sa, progetti teorici però con il finanziamento europeo non era stato possibile fare progetti di questo tipo. Hanno detto che erano stati per il Parco delle Groane il primo ente ad essere escluso. Il primo degli esclusi, cioè poi c'erano altri enti ancora meno meritevoli, in questo senso il primo degli esclusi, però niente, non è stato fatto, con i fondi comunali che erano stati accantonati per
o regionali, adesso non mi ricordo, che erano state cantanti e erano riusciti a fare pezzi di piste ciclabili. Ho capito. Lo scopo di questo convegno qual era? Di portare a conoscenza delle Hanno persone? fatto un libro, hanno stata l'opportunità anche per fare, in realtà questo libro è stato presentato per fare conoscere un po' questo libro, per fare conoscere un po' i progetti regionali che ci sono in ballo, far promuovere un po' l'ente Parco Gruani, e poi ci sono state delle persone che hanno fatto delle domande. Queste domande hanno riguardato sul fatto che il parco sembra essere poco fruibile da quelli che usano il cavallo, e ci sono state un po' di polemiche a seguito. Altri invece ancora si sono lamentati della scarsa valorizzazione del Parco delle Groane. Altri, anzi, la stessa persona e un'altra persona avevano fatto presente che ci sono dei problemi di sicurezza al Parco delle Groane e occorre mettere dei sistemi tipo di videosorveglianza, a cui è stato risposto no. No, perché il Parco delle Groane è stato pensato come un parco naturale, hanno detto sostanzialmente questo, e quindi non bisogna assolutamente mettere cose, impianti di quel tipo. Altri hanno chiesto avere un'illuminazione oppure sistemi di sicurezza per un periodo di tempo, oppure mobili, e lì non so cosa sia stato risposto, ma mi sembra anche lì no. Invece ha parlato anche l'ex sindaco di Garbagnate, che era presente, e ha detto i progetti che voleva tentare di fare per l'Expo, insomma, per questi momenti qui, e a livello per il suo comune, e le rivalutazioni delle fornaci che sono presenti nel Parco delle Groane e cose di questo tipo. Ho capito. Prima di concludere, vuoi dire ancora qualcosa? Sì, a me è dispiaciuto il fatto che non ci fosse quasi nessuno. Forse sarà che la polveriera non è un luogo proprio centrale, però c'erano praticamente solamente i volontari e le persone che erano dovevano parlare, insomma. Mi è dispiaciuto molto. Ha parlato anche un'altra persona che dice sfrutta le piste ciclabili quasi quotidianamente, dice che ci sono problemi di segnaletica, dice che basta poco per sistemare. In realtà non è così, perché dicono che il legno, per esempio, si marcisce velocemente e comunque non è come nei paesi nordici. Mi è dispiaciuto molto il fatto che anche in effetti non è proprio del tutto errato il fatto che a volte non si veda molto sul Parco delle Groane. In realtà ho visto un po' di cartelloni qua a Saronno che c'era la settimana del Parco delle Groane. Sarà stato il tempo un po' poco clemente in questi giorni, però non sono andato nemmeno io, sono andato solamente a vedere questa conferenza. Mi sarebbe piaciuto andare a vedere le ville o qualcos'altro, non ho potuto, quindi ho avuto altro anche da fare, quindi non ho fatto niente. Ok, sono passati abbondantemente i 5 minuti, per cui salutiamo il nostro pubblico e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, alla prossima volta.